E siamo pronti. Il campione o la campionessa ci aspettano. Dopo Kaori, vediamo un po'. È sempre un maschio e la sfida parte in automatico. Si chiama Blake. Sapevo che avrei dovuto affrontarti. La prima volta che ti ho visto, sapevo che avevi un grande potenziale. Sei veramente buono. Ma adesso è il momento di affrontare il vero campione della Lega di Lauren. Sono tutti molto bravi a parole, ho notato. La sfida con il campione non la velocizzerò. Quindi sì. E ci manda un Charizard. Contro Charizard è anche di tipo volante, quindi potrei andare con Thunderbolt. Lui mi usa Fire Spin. Siamo imprigionati nel Vortex, nel Vortice. Usiamo Thunderbolt. Perfetto. Mi usa lacerazione, mi fa anche un critico, scommetto. No, non me lo fa il critico, perfetto. E sconfitto Charizard, che tra l'altro è a livello 82. Quindi sì, avrei dovuto portarli a livello 80, ma ce la sto facendo lo stesso, per fortuna. Hai Dragon e io lascio Dragonite. No! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho usato Thunderbolt, dovevo usare Ice Beam. Porca miseria. Anche non velocizzando riesco ad avere la stessa fretta nel premere i tasti, eh. Incredibile. Incredibile, sono contrariato da me stesso. Oltraggio, ciao ciao Dragonite, sei andato bene. Mannaggia a me che ho fatto questo errore. Mandiamo Empoleon. Vai con Ice Beam, dai. Dai. Oltraggio non mi fa nulla, questo già lo sapevo, dai. Cerca di farlo KO, che non ha neanche tutti i punti vita. Dai. 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 No, dai, così poco. Vabbè che è di 10 livelli più forte di me, però, insomma. Che poi vedere i punti vita che scendono così lentamente ti mette addosso una tensione orribile. Ok, fuori due. È il momento di Garchomp. Sta mandando solo Pokémon Drago, a parte Charizard. Vabbè, Charizard ha soltanto la sembianza di un drago, ma non lo è. Earthquake. Aia, ho paura. Ah, lo sapevo, Critical Hit. Chi mandiamo? Charizard, dai. Andiamo Charizard. Usiamo Dragon Claw. Wow. Molto più di quanto mi aspettassi. Aia, iperraggio. No. Ok, perfetto. Dai, dai. Arcanine. Contro Arcanine diamo una bella passata di Snorlax. Porca miseria! Mi ha passato l'attacco! Ti odio. E ora Earthquake giustamente non lo manderà a KO perché mi ha passato l'attacco con la prepotenza. Cavolo! Anche Roar. Vabbè, almeno si toglie la cosa dell'attacco. Per ora me lo abbassa anche a Charizard. Ah no, non lo abbassa anche a Charizard. Strano. Usiamo Fly. Lui mi usa Ember. Fortunatamente non mi manda KO Charizard. Extreme Speed. Potevi usarlo anche prima. No! Ti prego resisti. Oddio, un PS! Non ho capito perché prima l'ho missato con volo. Davvero non l'ho capito. Porca miseria, più veloce di me. Wow.
Forza. Extreme Speed non mi dovrebbe fare troppo. Perfetto. Vai con Dragon Claw e fallo fuori. No! Dannazione! Sto Arcanine non si butta giù. Muori con affetto. Dai! Muori! Molto bene. Molto bene. Lucario. Dovrebbe essere anche l'ultimo, tipo. No, non è l'ultimo. Dimenticavo che il campione ha 6 Pokémon. Andiamo con Earthquake. Abbassami la difesa quanto vuoi. Intanto sono più veloce. E tu adesso muori. Zoroark è l'ultimo Pokémon. Lo affronto sempre con Electivire, dai. Oramai, livello 84. Bene. Dai, siamo a un passo dalla vittoria. Utilizziamo Thunderbolt. Gli ho fatto un bel po' di danno. Perfetto, dai, dai. Un altro attacco, un altro attacco. E abbiamo... Abbiamo vinto! Vai, perfetto. Finalmente. 2 su 3. E dico 2 su 3 perché ci sono rimasti ancora i campionati mondiali, quindi... Non siamo ancora a fine dell'opera. Adesso che hai ottenuto la Lega di Zeri, la prima cosa che ti dirò è congratulazioni. Sei veramente sensazionale. E non potevo mancare l'arrivo del professor Ellie con la mamma. Dlarz, è stato fantastico, sono molto fiera di te. Se tuo padre fosse qui direbbe la stessa cosa. Congratulazioni, sono molto felice per te. Tua mamma e io siamo venuti per fare tipo per te, ma l'abbiamo perso. Giustamente. È il momento di entrare nella Hall of Fame dei Pokémon. Devo aspettarmi una cosa come l'ultima volta, una cosa indecente dove non mi curi i Pokémon e dove non mi fai neanche vedere la sala d'onore con tutti i Pokémon. No, perché se è così davvero io mi arrabbio. Ci resto male. Dlarz, questa è la sala d'onore della Lega Pokémon. Aha, sei diventato un maestro Pokémon attraverso il mondo. Scrivi il tuo nome e il tuo team di Pokémon dentro questa macchina. Sala d'onore? Sala d'onore? Sala d'onore? No. Cioè no. Ma... Questo è il rispetto per chi è appena diventato campione di Lauren ed era già campione di Zeri e diventerà campione del mondo. Questo è il rispetto. Il rispetto. Oh! Lo vai a fanculo, mamma. Sono amareggiato. Diamond? Ah no, Ash, scusate, faccio sempre confusione. Ciao Dlarz, so che hai vinto la Lega di Zeri e di Lauren. Ho un avviso da darti. Ah no, ho qualcosa da darti. Il World Pass. Ah bene, con questo possiamo andare al campionato del mondo. Un evento che c'è ogni anno. Ed è la migliore competizione per gli allenatori. Spero di vederti lì. Ora devo andare. Ciao Rizard, usa volo. No, sono ancora amareggiato. Sono ancora amareggiato. E comunque una cosa voglio chiedervi. Il World Championship, dove si fa? In che città? Dove devo andare? Perché io non lo so. Ora che ho finito anche quest'altra lega sono abbastanza spiazzato. Ditemi semplicemente la città in cui devo andare. E ci andrò. Però dai, che schifo. Nemmeno una sala d'onore. Uffa. Ora, vincendo il campionato mondiale, ne voglio 3 di sale d'onore. Ne voglio 3, una dopo l'altra. Perché non è giusto. Comunque, abbiamo finito anche quest'altra lega. Nella prossima parte inizieremo il campionato mondiale. Però dovete dirmi assolutamente in che città devo andare perché non lo so. Non lo so. E... Ah, oddio, sembrava che il terreno stesse prendendo tipo fuoco, invece il caminetto. Wow.
E niente, da campione della Lega di Loren e di Zeri, vi dico alla prossima! Che schifo, neanche una cavolo di sala d'onore come si deve. Sono amareggiato, basta, me ne vado. Ciao, ciao, basta, ciao.